Tra i sei coinvolti anche un medico nel mirino, soprattutto stranieri. Umiliazioni, percosse, violenza, sevizie nella squadretta, come la chiamavano a Regina Coeli, militavano almeno in sei, non solo guardie carcerarie, ma anche personale sanitario, fra cui il medico del reparto della settima sezione, Rolando degli Angioli, per il quale il pubblico ministero, Francesco Scavo, ha chiesto il rinvio a giudizio per abuso falso e violenza privata, e poi infermieri come Luigi Di Paolo. Nella definizione della storia, c'entriamo grazie all'avvocato, tra l'altro, che è in collegamento con noi, l'avvocato Michele Gentinori Silveri. Avvocato Gentinori Silveri, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Il suo assistito è Oltean Gavrila, giusto, avvocato? No, il mio assistito è Julien Monnet, il detenuto francese. Il detenuto francese che praticamente, per ricordare un po' nell'immaginario, purtroppo è il padre che percosse, sbattendola più volte sul marmo dell'altare della patria, la piccola figlia, giusto? Esatto, anche se poi, come lei sa, ha avuto una sentenza di assoluzione su questo punto. Su una sentenza di assoluzione per motivi che poi sono all'interno della soluzione stessa. Ma Certamente. veniamo nel dettaglio, avvocato, anche perché lei ci fa la cortesia di essere in collegamento con noi nell'imminente imbarco aereo. Una storia brutta, una storia che ci riporta alla memoria per l'averla trattata la vicenda Cucchi, la vicenda Lonzi, la vicenda di altri detenuti che muoiono in carcere. Questa volta si parla solo di sevizie, ma davvero poteva scapparci ancora una volta il morto? Beh, sì, si tratta di sevizie veramente gravi, perché è un detenuto legato a un letto immobile o letto di contenzione. Il trattamento è stato vicino alla tortura, in ogni caso. Gravissime sevizie. Anche qui dovranno essere stabilite e definite anche le responsabilità, ma possiamo già parlare di una squadra che all'interno del carcere seviziava soprattutto detenuti stranieri, giusto, avvocato? Sì, certamente dagli atti che abbiamo potuto leggere fino a questo momento, certamente c'era un gruppo di agenti. Non sembrerebbe essere emerso, almeno in superficie non è uscito niente che riguardi questi sei, la squadretta, né i motivi per cui seviziavano i detenuti. Non ci sono state ulteriori notizie che riguardano la squadra dei picchiatori, la squadra dei seviziatori, vero? No, l'unico forse motivo comune poteva essere che erano presi di mira detenuti con reati di natura sessuale. In linea di massima questo era l'elemento comune delle varie persone coinvolte. Questo rischia, come può ben immaginare anche lei, di creare, non dico un filone di consenso, che però sia più comprensibile all'esterno l'operazione che faceva questa squadra di torturatori all'interno del carcere di Regina Coeli. È un'impressione che ha colto anche lei? No, francamente no, non credo che nessuno possa pensare a una cosa simile, onestamente, me lo auguro, ma non ho sentito Molti nostri nessuno. ascoltatori quando intervennero disse sì, però ai violentatori, sì, però ai pedofili, sì, però ai violentatori, sì, però ai pedofili. E lei mi insegna che quel sì, però è l'anticamera di qualcosa che va oltre, anche, non dico alla giustificazione, ma alla comprensione di una violenza così squadristica. Spero solo che siano veramente frange marginali della popolazione che pensano questo. Prima di salutarla, avvocato, cosa rischiano veramente gli imputati qualora venissero confermati tutti i capi d'accusa? E quali sono, tra l'altro, i capi d'accusa finora mossi? Beh, guardi, siccome l'Italia non ha firmato ancora la Convenzione sulla tortura, i rischi sono relativi, si tratta di falso, violenza e abuso. Però bisogna dire una cosa, francamente, che forse vorrei che gli ascoltatori sapessero, che questa indagine è nata su attivazione della stessa polizia penitenziaria, cioè è un'indagine nata all'interno del carcere su notizie di reato che ha raccolto per prima l'amministrazione penitenziaria e non su una denuncia dei detenuti. Quindi questo lei lo riconosce come uno sforzo importante che hanno fatto le autorità della Polizia Penitenziaria romana, perché del carcere romano di Regina Coeli stiamo parlando. Esatto. Avvocato, grazie per la disponibilità, visto il tempo che stringe lei all'imbarco aereo, e ci risentiremo anche seguendo il corso e l'evoluzione della vicenda.
Grazie a lei e agli ascoltatori. Grazie all'avvocato Gentiloni Silvieri, grazie.